Buongiorno a tutti e bentrovati ancora una volta nell'angolo verde di Angela. Oggi, in questo video, vediamo come propagare l'olivo per talea. La propagazione è uno dei metodi maggiormente diffusi nella moltiplicazione delle specie vegetali. Le talee per la propagazione dell'olivo si possono prelevare o dalle branchie, contenenti di solito 4 o 5 rami, oppure direttamente da rametti costituiti da foglie. Per l'olivo, il sistema di propagazione per talea più diffuso è quello della talea semilegnosa. Le radici che si sviluppano dalle talee, staccate dalla pianta madre, sono chiamate radici da ferita, perché si formano in conseguenza del taglio provocato dalla separazione del ramo. Vediamo come propagare l'olivo per talea e quali tecniche adottare per l'ottenimento di talee radicate e quindi pronte per dare vita a nuove piante. Il periodo migliore per la preparazione delle talee è quello di settembre. In questo mese si prelevano rami di un anno, munite di due gemme e si pongono con la parte basale a radicare. Per migliorare il radicamento vi consiglio di usare l'ormone radicante. Queste talee devono essere poi trasferite in cassoni dove devono essere sottoposte a giornaliera nebulizzazione. Il tempo medio di radicazione è di circa 2-3 mesi. Queste talee radicate devono essere poi trapiantate nel mese di gennaio in vasetti da tenere al coperto, dove devono rimanere per un anno fino a quando non avranno raggiunto un'altezza di 50-60 cm. Trascorso questo periodo, le piantine così ottenute vanno rinvasate in un vaso più grande e poste direttamente all'aperto. Queste piantine, che nel frattempo avranno raggiunto un'altezza di circa un metro, possono essere prelevate nei mesi di ottobre-novembre come materiale da usare per i nuovi impianti. Per quanto riguarda il terriccio da utilizzare per le talee, vi consiglio un substrato a pH neutro e possibilmente sterilizzato per evitare la proliferazione di agenti patogeni quali specialmente frutti. Con questo video io vi saluto, come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale e a condividere i miei video con i vostri amici, e noi ci vediamo presto con un nuovo video nel canale Arte Allegra. E come dico alla fine, ciao e una buona giornata a tutti.